Ciao Massimo, con te io voglio parlare della deriva del fumetto underground in Italia. Sì, beh, è un argomento che mi sta molto a cuore, perché io diciamo gravito da sempre del fumetto underground, anche facendo collaborazioni con editori ufficiali, diciamo, il fumetto underground è quello che io riconosco come mio. E la deriva la vedo nella progettualità che c'è dietro il fumetto underground di oggi. Cioè, mentre prima, non parlo di tantissimi anni fa, parlo di pochi anni fa, il fumetto underground elaborava dei linguaggi, no? Ricercava dei linguaggi nuovi, dei formati nuovi, eccetera. Proponeva autori completamente nuovi. Mi sembra che invece ora il fumetto underground, l'autoproduzione, eccetera, sia un po' l'anticamera della Bonelli, l'anticamera della Marvel, o addirittura peggio ancora, secondo il mio punto di vista, perché non c'è un reale sbocco, l'anticamera di un manga italiano che non è possibile né in Italia né in Europa, no? Anzi, diciamo in Occidente è impossibile. Per cui mi sembra molto che c'è proprio una deriva, cioè non più un fumetto di ricerca, un bisogno di dire realmente qualcosa, ma usarlo semplicemente come anticamera, come diciamo illusoria anticamera per approdare poi da qualche altra parte. È come se tutto fosse massificato, sostanzialmente. E questa secondo me è la cosa, è la vera deriva del fumetto underground. Poi ci sono molti editori underground, diciamo, piccole produzioni, collettivi che lavorano benissimo, però sono un po' soffocati da questa massa di cose che in realtà è un fumetto bassamente popolare. E questo è il problema dell'underground. Grazie mille. Perfetto.